Quarto. Buongiorno da Cinzia Lecchi e benvenuti alla nuova puntata di Quartos, trasmissione di approfondimento culturale di Radio Golfo degli Angeli. Oggi siamo in compagnia di Brunella Mocci. Buongiorno, benvenuta. Brunella Mocci è la presidente per la regione Sardegna della LILA, la Lega per la lotta contro l'AIDS. LILA è un'associazione senza scopo di lucro nata nel 1987 che agisce sull'intero territorio nazionale attraverso le sue sedi locali. La sua mission consiste nel fermare il virus dell'HIV, promuovere e tutelare la salute e rimuovere tutte le discriminazioni che riguardano le persone affette da questo virus. Cosa comporta per l'organismo contrarre il virus HIV e quando si parla di sindrome da immunodeficienza acquisita, cioè l'AIDS? Il virus dell'HIV è appunto il virus dell'immunodeficienza acquisita. Quando in un corpo entra il virus dell'immunodeficienza acquisita, succede che questo virus, che è un retrovirus, ha un RNA virale, entra in contatto con delle cellule particolari, è una famiglia di globuli bianchi, i linfociti T helper, i quali sono i più importanti, diciamo, all'interno delle difese immunitarie che il nostro corpo possiede. Entra quindi in contatto con questi linfociti, distruggendoli progressivamente e quindi inibendo nel corpo della persona che li possiede la capacità di reagire all'invasione di batteri, infezioni, contatti con virus, eccetera. In questo caso si dice che la persona è entrata in contatto appunto con il virus dell'HIV ed è diventata sieropositiva. Essere diventata sieropositiva significa che si è in grado di trasmettere l'infezione ad altre persone, se non si ha una vita sessuale protetta dal preservativo, chiaramente. E una persona sieropositiva che non faccia una terapia antiretrovirale è una persona sieropositiva che è destinata nell'arco di un tempo che non è quantificabile, si può immaginare ma non è quantificabile con assoluta certezza, evolve in una dimensione differente che è quella dell'AIDS. Quella dell'AIDS è uno status che prevede che il corpo sia predisposto a ricevere tutta una serie di infezioni che in una condizione normale sarebbe in grado di contrastare. Ma è anche possibile che non si arrivi all'AIDS? Allora, le persone sieropositive sono una cosa, le persone in AIDS sono un'altra cosa, nel senso che la sieropositività è quella che si acquisisce e quindi nel corpo c'è la presenza dell'anticorpo e del virus che si va replicando, ovviamente. Lo status di sieropositività si riesce a mantenerlo nel tempo grazie ad una terapia, la cosiddetta terapia ART, che consente al corpo di contenere in un certo senso la replicazione del virus, di controllarlo in pratica e quindi di far fronte a tutte quelle infezioni, patologie opportunistiche che invece in un sistema immunitario in cui il virus non venisse controllato da questa terapia, è chiaro che ci sarebbe un tracollo veloce, piuttosto veloce, delle difese immunitarie, per cui si arriverebbe alla condizione che abbiamo descritto prima, che è quella di AIDS, in cui si viene colpiti anche da una patologia non troppo grave, che in casi come quelli però può anche diventare letale per la vita stessa delle persone. Il virus, oltre ad essere presente nel sangue, si trova anche in altri liquidi biologici, come nel liquido seminale, nelle secrezioni vaginali, nel liquido amniotico e anche nel latte materno. Quindi l'HIV può essere trasmesso per via ematica, per via verticale, cioè da madre a figlio se in caso di gravidanza non vengono seguite determinate tecniche e terapie, o ancora per via sessuale. In che modo si può prevenire? Allora, innanzitutto devo aggiungere che il virus si trova in maniera abbastanza forte nel sangue mestruale, ovviamente, che è una delle voci che è dimenticato di elencare. Si trova in tutti i liquidi biologici, prevalentemente
infettivo è quello contenuto nello sperma, si trova anche nel liquido preiaculatorio, quindi nel liquido che precede proprio l'eiaculazione, si trova in tutti i liquidi biologici, per esempio anche nelle urine, nella saliva, nel sudore, solo che in questo tipo di liquidi non ha la capacità di essere infettivo, ok? Per cui le vie che tu hai descritto sono quelle più conosciute per quanto riguarda la possibilità di contagio da HIV. E come si può prevenire? Quali sono i comportamenti da evitare? Allora, i comportamenti da mantenere sono sempre prevenire. È chiaro che alla base di tutto la storia dell'HIV e anche la nostra storia come Lila c'è la prevenzione. Prevenzione per noi significa ovviamente utilizzare uno strumento di prevenzione che è il preservativo, e che è l'unico strumento ad oggi capace di proteggerci da, non solo dall'HIV, ma anche da tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili, che sono tante e che sono tornate anche prepotentemente alla ribalta negli ultimi anni. Per cui l'uso del profilattico protegge assolutamente dal virus dell'HIV. Quali sono i rapporti sessuali maggiormente a rischio? Ma i rapporti sessuali maggiormente a rischio sono tutti i rapporti penetrativi, quindi rapporto vaginale, rapporto anale, senza preservativo ovviamente. Il rapporto orale è anche questo a rischio, però diciamo che c'è un rischio più basso se la persona non prende lo sperma in bocca, ok? Per cui comunque tutti i rapporti penetrativi di questo tipo sono a rischio. Noi consigliamo sempre, anche nel rapporto orale, l'utilizzo del preservativo, perché comunque è una pratica che protegge dall'HIV ma anche da altre infezioni come quelle che abbiamo detto prima. Spesso si contrae il virus all'interno di una relazione stabile, anche all'interno del matrimonio, perché il proprio partner ha avuto rapporti sessuali al di fuori della coppia. Mm-hmm. Importante riflettere, cioè, in caso di tradimento, se il preservativo si rompe, il nostro partner ce lo vorrebbe dire subito per prevenire un contagio? Oppure anche nel caso di un nuovo rapporto bisogna sempre tenere presente le storie passate di entrambi. È importante occuparsi della propria protezione. Assolutamente sì, qui spendo una parola per dire che noi come Lila abbiamo un centralino anche qui a Cagliari, ovviamente, al quale riceviamo ogni tipo di richiesta di informazioni, ma non solo. Per riagganciarmi a quello che è stato appena detto, per esempio persone che hanno avuto rapporti extra coniugali oppure extra fidanzamento eccetera, che hanno la come dire, sono nel panico perché sanno di aver corso un rischio con un rapporto senza preservativo e chiedono addirittura a noi cosa devono fare, se devono anche confessare il tradimento al partner. È chiaro che qui c'è ognuno, come dire, ha la propria morale e la propria visione delle cose, per cui farà quello che ritiene più giusto, ma il nostro consiglio è chiaramente astenersi dai rapporti coniugali o di coppia nel momento in cui non hai fatto un test e non conosci ancora la tua situazione. Voi state ad esempio promuovendo molto la diffusione del preservativo femminile, che qui in Italia non ha avuto molto successo. In Italia viene completamente ignorato il preservativo femminile, noi lo chiamiamo infatti questo sconosciuto perché nessuno sembra conoscerlo. È uno strumento che esiste dal 1992, l'anno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha reputato appunto uno strumento di profilassi nella prevenzione dell'HIV femminile. E oggi più che mai dovrebbe venire inserito all'interno di programmi di prevenzione dell'HIV femminile, perché c'è un forte aumento del dato femminile per quanto riguarda l'HIV. E invece, oltre a non essere incluso in nessun programma e non vi è nessun progetto di includerlo, non viene neanche nominato. E si ripete un po' la stessa storia che avvenne tanti anni fa con il preservativo maschile. Però questa volta avremmo dovuto imparare dalla esperienza passata che non bisogna avere paura delle parole. Il preservativo è uno strumento utile anche a noi donne.
è fatto esattamente come quello maschile, soltanto zii di dimensioni maggiori, diciamo. Esatto, è questo il ed preservativo. È lo stesso usa e getta, cioè vale per un solo rapporto, esatto. Giusto? Il preservativo femminile è fatto di un poliuretano particolare, mi pare si chiami nitrile, una cosa del genere, ed è chiaramente una sorta di piccolo canale con due anelli alle due estremità che si mette, si inserisce nella vagina e si ferma in questo modo. Chiaramente raccoglie lo sperma, evita il contatto insomma della cervice, della parte genitale femminile con uno sperma magari con HIV, e poi viene buttato, viene utilizzato una sola volta. Data questa poca diffusione, il prezzo è anche elevato, giusto? Il prezzo è molto elevato proprio anche per il motivo che hai appena detto. E dove è possibile reperirlo? Da noi sempre, perché noi lo promuoviamo, lo distribuiamo gratuitamente. Anzi, qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro perché come Lila aderiamo alla Global Female Condom, è la seconda giornata internazionale del condom femminile, e lo regaliamo chiaramente, ce lo chiedono in tante, ce lo chiedono via mail, per telefono, moltissime straniere che vengono in Italia. Anche in farmacia si trova? Nelle farmacie non si trova in nessuna farmacia a Cagliari e Interland. Abbiamo fatto una ricerca circa due estati fa, di tutte le farmacie del circondario, e nessuna delle farmacie diceva di essere interessata ad averlo, perché non veniva richiesto. Non viene richiesto ciò che non si conosce ancora, chiaramente. Se viene promosso, se viene fatto conoscere e viene distribuito, mi sembra una legge anche di mercato in un certo senso. In caso di rischio reale di infezione, è possibile ricorrere entro 72 ore dall'esposizione al virus alla PEP, profilassi post esposizione. In cosa consiste? Allora, la PPE, chiamata anche PEP appunto, è una, come dire, la possibilità per chi è entrato in contatto con certezza con il virus dell'HIV. Faccio un esempio pratico, un infermiere che lavora in ospedale, quindi in un ambiente sanitario, è successo un problema per cui è entrato in contatto con il sangue, lui stesso aveva una ferita, un taglio eccetera. In quel caso viene automaticamente fatta questa PPE, che è molto efficace entro le 72 ore, ma la sua efficacia maggiore, diciamo che la esplica se viene fatto entro le prime da 1 a 4 ore. Però è molto dibattuta la storia della PPE, ci sono dei casi tra i quali per esempio anche una violenza sessuale, in cui viene presa fortemente in considerazione, perché appunto, cioè, si può fare in modo che la persona entrata in contatto con uno sconosciuto che l'ha violentata possa usufruire di una terapia. Ma è una pratica comune o...? Credo non sia una pratica comune, se non viene richiesta dagli ambienti sanitari in cui la ragazza, la persona viene ricoverata, o se non viene richiesta da lei stessa, ritengo. A noi è capitato che la richiedessero, e noi abbiamo messo subito in contatto con un centro di riferimento con cui siamo sempre in contatto. Allora, insomma, sfatiamo qualche falsa credenza: non si contrae il virus nei contatti quotidiani se si rispettano le comuni norme igieniche? Assolutamente sì, non si contrae vivendo insieme, dormendo insieme, mangiando dallo stesso piatto, bevendo dallo stesso bicchiere, usando la stessa forchetta. Il virus dell'HIV non si contrae in tutti quelli che sono i normali rapporti di quotidianità e di convivenza, chiaramente. E poi è chiaro che uno non va, per esempio, ad utilizzare le forbicine per le unghie che ha utilizzato magari qualcun altro, ma queste mi sembrano regole igieniche scontate alla base poi della vita di ciascuno di noi. Niente, non ci sono limiti alla convivenza con le persone sieropositive, si può frequentare la stessa piscina, andare a mangiare negli stessi posti, ripeto, scambiarsi le posate, bere dagli stessi bicchieri. Non sono queste le modalità di infettarsi col virus dell'HIV, assolutamente. Quando e come viene diagnosticato questo virus? Viene diagnosticato attraverso un test che ricerca gli anticorpi.
perché quando la persona ha avuto un rapporto sessuale con un'altra persona sieropositiva, entra in contatto appunto con il virus della persona e il suo corpo forma degli anticorpi specifici che vengono individuati attraverso un test altrettanto specifico, che è il test ELISA, e che dà un risultato certo. Dice che la persona è diventata sieropositiva o no, perché non è automatico. È vero comunque che la diagnosi si ha solo dopo un certo periodo dall'esposizione al virus, c'è un cosiddetto periodo finestra, giusto? Esatto, esiste il periodo finestra, che è quello di cui il corpo ha bisogno perché si formino gli anticorpi. E quanto è? Circa 3 mesi? No, anche molto meno, con gli ultimi test che vengono utilizzati in combinazione poi con la ricerca dell'antigene, i tempi si sono accorciati anche ai 40 giorni. Per cui si può avere una risposta certa. Quindi diciamo, se una persona diciamo viene a contatto col virus, se anche va dopo 2 settimane a fare questo test, risulta negativo, giusto? Certo, non serve però a niente. Appunto, non è un risultato attendibile. Però anche se risulta ancora negativo, può contagiare le altre persone? Certo. Bisognerebbe che chiunque si sappia in coscienza di aver avuto un rapporto realmente a rischio, perché poi ci sono anche persone che ritengono a rischio dei rapporti che in realtà non sono a rischio, ok? Anche questa sembra una contraddizione, ma in realtà sappiamo per esperienza che succede spesso. Bisognerebbe che quella persona si astenesse dall'avere rapporti senza preservativo nel periodo immediatamente successivo precedente al test. E dove è possibile effettuare questo test? In tutti i centri clinici, negli ospedali qui a Cagliari, che abbiano al loro interno un reparto di malattie infettive, il Santissima Trinità, il Policlinico di Monserrato, tutti gli ospedali. Ed è gratuito? Il test è per legge, proprio per legge, anonimo e completamente gratuito. Quindi significa, una persona può fare il test senza dare i suoi dati? Assolutamente sì. E una persona va e dà un acronimo, una sigla che poi riconoscerà quando va per farsi riconsegnare l'esito del test, ed è non richiede la ricetta del medico, l'impegnativa del medico. È un test che proprio nasce per favorire la predisposizione a farlo, perché è chiaro che se fosse un test che necessita anche di una richiesta, un'impegnativa del medico di famiglia, tantissime persone lo rifiuterebbero, perché non hanno intenzione di andare a parlare col proprio medico di famiglia, per esempio anche dei giovani, che poi magari parla il medico a sua volta con i genitori, perché può capitare anche questo, della propria condizione. Infatti in caso di sieropositività non si è in nessun caso costretti a divulgare diciamo la propria condizione, né al datore di lavoro e neanche a medici o operatori sanitari, in quanto loro per legge sono obbligati comunque a prendere le giuste precauzioni. E per quanto riguarda il proprio partner? Ma esiste un obbligo morale di parlarne con il partner, siccome, ripeto, esiste la libertà anche di comportamento e di morale e di coscienza. Se una persona non vuole mettere nessuno al corrente della propria condizione, basta semplicemente che usi il preservativo, non è costretto a, come dire, a confessare a nessuno il proprio stato, perché non è una cosa facile anche riuscire come dire, a trovare da parte degli altri quella vicinanza di cui spesso le persone sieropositive hanno bisogno. Il test positivo cambia la vita delle persone, le sconvolge, proprio per questo si può chiedere aiuto e supporto alle associazioni di lotta contro l'AIDS, ad esempio la LILA. E voi appunto hai detto prima che avete anche un servizio di helpline, un sì, centralino. Qual okay, è questo numero? Abbiamo un centralino al 347-556-5300, a cui risponde un volontario formato alla relazione d'aiuto, chiaramente, e che conosce bene le vie di trasmissione dell'HIV ed è in grado di dare tutta una serie di informazioni, anche logistiche, su dove andare ad effettuare il test, per esempio. Ma non solo, abbiamo anche uno psicologo in sede che può aiutare in un momento particolare di difficoltà. Dov'è anche la sede? La sede si trova a Cagliari, in piazza Galilei, al 36. Dicevo, uno psicologo che può dare una mano nel momento in cui si scopre la sieropositività e
sembra che il mondo ci crolli addosso, può aiutare a trovare anche dentro di sé quella forza o gli strumenti che già possediamo per reagire, per accettare la cosa. Questo centralino ha degli orari? Centralino è sempre attivo tutte le sere dalle 16 sino alle 20. Qual è l'incidenza dell'HIV nel mondo e in Italia? Nel mondo ci sono quasi 40 milioni di persone che convivono con il virus dell'HIV. In Italia la cifra è difficile da stimare perché esiste a tutt'oggi un registro dei decessi per AIDS, un famoso registro che fa capo all'osservatorio regionale della regione Sardegna, per esempio. Però esiste anche, perché il Ministero già da qualche anno l'ha previsto, anzi l'ha, come dire, ha invitato tutte le regioni ad attuarlo, un registro delle infezioni da HIV. Questo significa che prima si doveva denunciare soltanto il decesso per AIDS, ok? Invece oggi si potrebbe fare un registro in cui tutte le persone sieropositive vengono incluse e si avrebbe chiaramente una situazione, una chiarezza di numeri e di cifre che a tutt'oggi non abbiamo. È vero che le persone inconsapevoli di aver contratto il virus sono in costante aumento? Sono in costante aumento ed è il dato più eclatante degli ultimi anni. È il famoso sommerso di cui si parla ormai da 3 anni, forse anche qualcosa di più. È dato dalla, come dire, dalla scoperta di alcune persone di aver contratto l'HIV, quindi di essere diventate sieropositive e contemporaneamente trovarsi già in una fase di AIDS conclamato. E questo ha riguardato tutte le fasce della popolazione in Italia, anche persone che hanno oltre 50-60 anni, per esempio, persone che non hanno mai pensato di aver avuto un rapporto a rischio nella vita. Lo danno, scoprono poi così per caso, perché hanno un malessere, hanno un problema, vanno a fare dei controlli, magari l'ultima cosa che proprio a loro si pensa di fare è il test per l'HIV, e quando viene fatto questa persona viene investita da una doppia diagnosi, cioè è in AIDS e sei anche sieropositivo e non lo sapevi. È vero che sono stati bloccati i finanziamenti per la ricerca sull'HIV in Italia? Allora, diciamo che l'Italia da qualche anno aderiva, come altri paesi europei, al Fondo Globale per la Lotta all'AIDS. Questo fondo globale è stato bloccato già da parecchi anni dal vecchio governo Berlusconi e non è stato mai riattivato. Questo significa chiaramente meno soldi per la ricerca e per la vita di tutte le persone sieropositive dal punto di vista clinico, sociale, terapeutico. Bene, ringrazio Brunella Moci per essere stata con noi, grazie mille. Grazie a voi. Ricordo ai nostri ascoltatori di venirci a trovare sul sito www.radiogolfodegliangeli.it, sulla pagina Facebook della radio o ancora sul canale YouTube Radio Golfo, dove è possibile visionare le varie interviste di Quartos. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi aspetto sabato prossimo per una nuova puntata di Quartos.